Palmiero Farfarini. Ecco Palmiero. Senti il pubblico pagante. Come va Palmiero? Molto bene. Tutto a posto? Sono nonno di tutti questi ragazzi, eh? Trombatore. Ma le punte è un casino, cioè, ha fatto un bel lavoro. No, allora Palmiero, raccontaci di te. Intanto quanti anni hai, te lo posso chiedere perché... 78. 78, eh? Ho lavorato alle cave. Alle cave? Parla qua. Alle cave del Tavertino. Tutta roba. Ho lavorato 3 anni a Roma, a Bagni di Tivoli, sempre a Tavertino. Ho comprato una barzellettina che dicevano due fruttivendoli, uno di fronte all'altro, a Roma, mettevano fuori i cestini della frutta e della verdura, uno li fa. Anando, quanto le fai oggi di fichi? Le fa 2 euro al chilo e li cacchi e il giorno dopo. Questo era l'avvio, eh? Questo era l'avvio, tanto per scaldare la situazione, ok? Bravo. Figli, tutto... Un figlio è che è sposato sta nelle e vive nelle Marche, due nipoti, uno 15 anni, una bambina di 7, ha una lingua lunga più di me. Questo non ti vorrei mettere pensieri, ma se questi sono tutti tuoi nipoti e la tua nipote ha la lingua lunga, è un po' un macello, però insomma va bene. Allora ci racconti una bella barzelletta. Allora, due fidanzati... è un po' di tempo e vanno all'amore, dice lei a lui, ascolta per lui, ma te ti vuoi sposare o no? Ma come no, io mi voglio sposare. Allora dice, io mi voglio sposare, gli dice lei, perché io i figlioli li voglio presto, non a 40 anni. Gli dice lui, guarda, io ti sposo, ma se sei come t'ha fatto la mamma, oh ma che dici, a questa età qui, ma sarò come ha fatto la mamma, ma non era vero. Allora va da un ginecologo, lei, dice, senta professore, siccome mi devo sposare, ho trovato un ragazzo, c'ha quel pallino, che vuole una donna come l'ha fatta la mamma. Io gli ho detto che sono come mi ha fatto la mamma, ma non è vero. Si potrebbe camuffare qualcosa. E dice, anche se ne fate questi interventi. Ti fa un'incisione nell'orecchio destro, te lo metto in quel posticino e lui non si accorgerà di niente. Ti ricoveri un paio di giorni nella mia clinica, ti fa l'intervento e siamo a posto. Si ricovera nella clinica, gli fa questo intervento, gli fa questa incisione nell'orecchio, glielo mette in quel porticino, va al matrimonio, lui contento, matto. Dopo un po' di giorni si incontra con un amico, questo sposino. Dice, oh, ciao Pasquale, ho saputo che ti sei sposato, è vero? Dice, sì, ho trovato una donna, guarda, non sta a me a dirlo. Ma quanto è brava, buona, boncetta, papà, d'accordo con la mia mamma, ti pensa un po' che piace la mia mamma. Ha un difetto che ancora non mi riuscito a capirlo. Ciò che difetto ha? Se gli parlo d'amore, specie nell'orecchio destro, alza la gamba e fa, che ha detto? Due signore vanno a spasso per la strada a passo elevato, come fanno parecchie oggi. A un certo punto gli scappa la pipì. Dove andiamo, dove non andiamo, non c'è un cespuglio, non c'è un posto, non ce la fiamo. Dove andiamo, Dio, come faccio? C'era un cimitero, dice, oh, andiamo dietro al cimitero, tanto oggi è chiuso. Vanno dietro al cimitero, fanno la pipì, dice una all'altra, senti un po', non ci abbiamo un fazzolettino di carta per gli altri asciugatina. Madonna che sbadata, lo vedi, le porto sempre dietro, oggi non c'era, non c'era nemmeno te. No, oddio, come facciamo? Era morto un vecchietto, avevano buttato le ghirlande tutte gli altri cimiteri. Una di queste signore prende un manciato di petali di rose e si dà un'asciugatina sotto. L'altra prende di quello che gli capita in una ghirlanda e si dà un'asciugatina anche a lei. E se ne vanno. Dopo un po' di giorni si incontra mariti. O Pasquale. Ma queste donne l'altra sera mi hanno detto, la mia venne in camera mentre si spoglieva, da tutte le parti prendeva petali di rose, già. E la mia sotto l'ombelico ci aveva un bigliettino appicciato, c'era scritto, ti ricorderemo per sempre. Grande, grande, grande simpatia, grande età, Palmiero Farfarini.